Foibe e Esodo Giuliano. So che sto parlando di un argomento abbastanza divisivo e so che al 50% te che stai guardando questo video sei così con fucile puntato qui. Però non dovrebbe essere così. Ciao, sono Nicolò, ho 23 anni e sono al terzo anno dell'università di storia e quando ho pensato per la prima volta aprire una pagina di storia ho pensato proprio alle foibe. Volevo iniziare con un video sulle foibe. Poi in realtà un video sul canale c'è già. Questo è il primo video di una serie che spero che durerà negli anni. Minchia! Perché ci tengo molto a dare il mio contributo a livello di divulgazione, non a livello storico. Legalizzato dallo Gianni Oliva ha detto: lasciate le foibe agli storici e la politica ai politici. Io non sono uno storico, non sono un politico, ma sono un creator. Tra l'altro amatoriale, quindi proprio peggio che mai. In questo video voglio parlare dell'avvenimento. So che è importantissimo parlare del contesto, ma sono da solo a fare tutto in un video. Le premesse, le conseguenze sono tutti pezzi di un puzzle che non hanno forma ben definita ma è interpretabile, no? Ci puoi mettere quello che ti pare. Poi attenzione ai pezzi tarocchi, quelli magari non ce li mettete. Siamo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, al cosiddetto confine orientale degli italiani del tempo. Ciao, sono Nicolò del futuro e confine orientale non è proprio esatto, semmai è meglio parlare di Alto Adriatico. Ossia Venezia Giulia, Istria, Dalmazia, quelle regioni. Quando si parla di foibe e esodo giuliano dalmata si parla di una tragedia. Infatti nel primo caso, nel caso delle foibe, migliaia di italiani, la maggior parte italiani almeno, sono stati uccisi o comunque sono spariti. Nel secondo caso invece si parla di un quarto di milione di persone, cioè 250.000 persone minimo, che sono appunto scappati o comunque sono emigrati dalle proprie case, dalle proprie terre. Anche per questo esodo farò un video a parte. Forse in 11 anni ho fatto tutto, cioè ho finito la serie. L'eccidio viene ricordato solo con il termine foibe. Il ricordo delle foibe e allora le foibe. Questa è... Ma foiba è una cavità del terreno, cioè è proprio una parola che indica una cavità del terreno. So che è sbagliato, ma giusto per capirci, è come se fosse tipo una caverna, che però è in verticale. Enorme però, cioè anche 100 metri di profondità. E si utilizza questa parola proprio perché una buona parte delle persone ritrovate, morte, sono state ritrovate proprio in fondo a queste cavità. Cioè proprio buttati nelle foibe. Questo evento è diviso in due ondate. La prima nel 43 e la seconda nel 45. E durano tutte e due più o meno un mese. Per la precisazione, 25 luglio, viene deposto Mussolini e nonostante ufficialmente la guerra continui, la direzione militare e civile subisce un po' una battuta d'arresto. Anche perché il nuovo governo tratta in segreto con gli alleati, quindi non ci sono ufficialmente vuoti di potere, ma diciamo che alcune cariche cominciano un po' a scricchiolare. In alcune fonti si legge che già da quel giorno, comunque nel mese, nei due mesi successivi, cominciano a venire dei dubbi o delle paure agli italiani residenti in quelle regioni. Gli stessi slavi che poi erano obbligati ad avere un atteggiamento di riverenza, di inferiorità, di come si dice? Sottoporsi. Grazie. Volevo mettere un aiuto dalla regia. Di sottomissione verso gli italiani. Ecco, da quel 25 luglio il loro atteggiamento comincia a cambiare un po'. Wait a minute. Ma quello che cambia tutto è l'8 settembre del 43. Come sappiamo, la mattina il governo italiano comunica alla radio l'uscita dalla guerra dell'Italia, che però, risponderà a qualsiasi attacco, capito? Non ci attaccate perché l'Italia risponde. Quindi, dato che tantissimi tedeschi erano sul suolo italiano, ci possiamo immaginare che il governo italiano avesse previsto e preparato un attacco tedesco all'Italia, no? Sto c***o. Lo sappiamo poi com'è andata. I tedeschi hanno invaso l'Italia e l'esercito italiano si è sfaldato in tipo 2 giorni e mezzo. E agli occhi dei tedeschi gli italiani erano dei traditori, dal punto di vista degli slavi la cosa era un po' diversa. Senza dubbio da anni erano vittima di un'oppressione. Adesso gli oppressori non avevano più una direzione, erano un po' sbandati ma rimanevano oppressori. E per gli sloveni o i croati ogni italiano era fascista. Che è una cosa non vera, ma sicuramente era pensata anche grazie intanto alla propaganda fascista, che voleva far passare ogni italiano come fascista, e poi grazie alla propaganda anti-italiana, dei nazionalisti slavi appunto. E poi ogni fascista era un padrone. Gli slavi di cui stiamo parlando, in larga parte, erano comunisti, quindi la propaganda comunista alimenta questa cosa. Ora voi immaginatevi degli slavi comunisti che trovano degli italiani fascisti padroni, però deboli. La situazione è abbastanza complicata, ecco. Tra l'altro c'è un esercito in Istria, ma questo si ritira. Wait
Andiamene! Lasciando l'equipaggiamento letteralmente per strada. I pochi battaglioni che rimangono al primo giorno, anche qui durano veramente 12 ore. E quindi in questa situazione troviamo la plebe, mettiamo così, slava, e l'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, che era comandata da alcuni rappresentanti comunisti, tra cui Josip Broz, Josip Broz, detto Tito, leader comunista che diventerà praticamente un dittatore della Jugoslavia comunista. Questi combattenti arrivano e trovano armi lasciate proprio per strada e quindi... In poco tempo la situazione prende due strade. La prima propagandistica per i titini, che sfilano con mezzi italiani nelle città con bandiere jugoslave e comuniste, tipo il 1° maggio a Livorno. Cioè, quello è senza bandiere jugoslave, però faceva ridere. Vabbè. La seconda strada è quella della rabbia contadina. Sì, rabbia proprio, perché c'era la possibilità di vendicarsi per 20 anni di oppressione, poi facendo un piacere sia agli amici e ai vicini di casa che alla direzione comunista. Quindi cominciano minacce, furti, violenze, arresti ai danni degli italiani. Arresti per conto del Tribunale del Popolo, sempre propaganda comunista, populista, i cui maggiori giudici erano tutti rappresentanti appunto del futuro partito comunista. Quindi sentenze scontate come Arjen Robben che se la sposta su Mancino. Cosa succedeva? C'era un processo farsa. Gli imputati venivano processati, ma in realtà era tutta una finzione. Non c'era possibilità di difesa. E poi l'imputato veniva giudicato nemico del popolo, quindi veniva portato sul bordo di una foiba e... giustiziato. Ripeto, c'era proprio un'anarchia, un vuoto di potere, perché molti amministratori o podestà, che erano i sindaci fascisti, erano proprio fuggiti. Non c'era un'amministrazione ufficiale. E a rimetterci sono i moltissimi italiani o collaborazionisti che vengono incarcerati, ma inizialmente le vittime sono non poche, ma molte meno. Poi però ad inizio ottobre i tedeschi sono vicini a recuperare l'Istria. E così molte delle persone incarcerate o interrogate cominciano a diventare dei testimoni scomodi per dei futuri rastrellamenti nazisti, perché non è che venissero interrogati proprio in maniera, diciamo, leggera. Quindi per paura di lasciare un po' troppe, diciamo, briciole di pane, si velocizza il processo. Aumentano quindi il numero di morti e sparisce il processo farsa, tanto in fondo non serviva un processo per giudicare quelle persone come colpevoli. Quando arrivano i tedeschi fanno partire un altro sistema di oppressione, ma questa oppressione è molto più improntata verso gli slavi, tant'è vero che gli italiani dell'Istria trattano i tedeschi come dei liberatori. Non è che fosse proprio così. E sulle richieste dei cittadini italiani cominciano le ricerche, che cominciano nelle cavità delle foibe. Si cominciano a tirar fuori i primi cadaveri. Dai cadaveri si capisce però che non tutti venivano gettati morti nelle foibe. Cioè la prassi è che fossero legati e fucilati sul bordo di questa foiba. Però in realtà molto spesso, o comunque poteva succedere, che le vittime fossero legate l'una all'altra e che quindi bastasse fucilare la prima o le prime vittime, quelle più vicine, per far cadere poi tutte le altre. Ad accrescere la violenza del gesto non mancano degli uomini che hanno subito forti violenze, proprio torture, e donne che sono state violentate o sfregiate prima dell'esecuzione. Il caso più celebre è quello di Norma Cossetto, ma ne parlerò anche questo in un altro video. Questo primo mese di infoibamenti si può leggere come il tracollo dell'oppressione fascista, però assolutamente non deve essere una giustificazione, cioè semplicemente per contestualizzare e cercare di spiegare gli avvenimenti, ma non è una giustificazione. A rimetterci sono figure importanti, figure di spicco, militari, podestà, amministratori, ma anche professori, insegnanti, preti e persone così. Le cifre parlano di 500 persone, 217 ufficialmente ritrovati in delle foibe e altri spariti. Il dominio tedesco della zona, che verrà chiamato litorale adriatico, è direttamente controllato dal Terzo Reich e sarà molto violento e vedrà un sacco di scontri tra nazisti e partigiani, fascisti, contro comunisti di ogni sorta, anche italiani. Sì, perché italiani che lottano insieme ai titini ce ne sono e sono anche tanti. E nel periodo tra il 43 e il 45 non si parla neanche di solo comunisti, ma anche di altre vedute politiche. Ecco, però adesso saltiamo al 45. Nella primavera, più o meno, prima della ritirata nazista, i partigiani si stanno piano piano riprendendo tutto, e se nel 43 era semplicemente rabbia, nel 45 la cosa è un po' diversa, perché si pensa già al futuro. Cioè, le azioni partigiane sono qualcosa di sistematico, si pensa al dopoguerra. Vogliamo Fiume e la Dalmazia? Certo. Vogliamo l'Istria? Certo. Vogliamo Gorizia? Sì. Vogliamo Trieste? Ah,
pure. Quindi in primis dobbiamo occuparle prima che arrivino gli alleati, perché così quando tratteremo per una pace internazionale, quando tratteremo per la divisione dei territori, noi avremo una posizione di vantaggio. Sta registrando? Gli alleati capiscono il problema, o meglio Churchill prima e Truman poi, capiscono che devono arrivare prima dei partigiani. Questo perché loro sono molto violenti o comunque sono molto intenzionati a governare quelle città. Un governo militare alleato insieme a un governo militare comunista nella stessa città potrebbe creare tensioni e così indebolire tutto il blocco antifascista che stava mettendo fine alla guerra. Tra l'altro per gli statunitensi c'era anche quel piccolo problema della guerra nel Pacifico, dove insomma non rendersi ostile a una fazione comunista avrebbe fatto comodo per mantenere i rapporti buoni con Stalin. La guerra fredda lasciamocela qualche anno dopo. Ed è in questa situazione che inizia una corsa per Trieste. Immaginatevi proprio una corsa, tutti pronti, 3, 2, 1, l'arbitro spara, boom. A tutto fo una divisione neozelandese e la divisione partigiana corrono verso Trieste e a vincere però sui partigiani. I partigiani sono Usain Bolt, i neozelandesi o comunque gli alleati sono Justin Gatlin. Rispetto assoluto per i secondi, però conta solo vincere, il quasi conta solo a bocce. A questo punto per Tito e compagni inizia la fase 3 del piano, perché la fase 2 era già iniziata da tempo, che era quella di insediare, diciamo, uomini propri nei CLN, nel Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste e Gorizia. La fase 3, molto semplicemente, è quella di eliminare tutte le persone che avrebbero potuto costituire un problema per la futura Jugoslavia. Fascisti? Via! Anticomunisti? Via! Slavi anticomunisti? Via! Italiani non comunisti? Via! Italiani comunisti? A Trieste vanno bene, ma in alcuni casi anche a Trieste? Via! Poi anche qui il processo non c'era, quindi in mezzo ci infili il fratello del cugino della tua ragazza che quel giorno ti ha sfottuto dopo che hai perso 2-0 con l'Empoli. Ce lo infili e dici che era per altre motivazioni. Ci infili anche un uomo rapinato e morto per quella rapina, ma dici che era morto perché era un fascista, perché era... Però ecco, questi sono casi. Il resto è qualcosa di molto più sistematico. Io mi scuso, ma voglio fare video su YouTube da un anno. Quando mi ci metto a farlo, c'ho un raffreddore assurdo, quindi alcune parole saranno nasali. Sarò un Mahmood divulgatore storico. Anche adesso parliamo di infoibamenti, ma in realtà la maggior parte delle persone... ancora, viene arrestata, non giustiziata sul posto, tant'è che praticamente nei giorni successivi all'occupazione di Trieste, ad inizio maggio, arrivano delle lettere dalla direzione centrale comunista dove si chiede di limitare gli arresti perché erano talmente tanti che praticamente erano plateali e se se ne fossero accorti tutti gli italiani insieme si sarebbero potuti rivoltare, oppure l'altro problema era la cattiva pubblicità per il regime che sarebbe arrivato. Queste persone vengono portate in campi di concentramento o campi di lavoro, alcuni esistenti, altri costruiti proprio dai prigionieri, in condizioni disumane, con dei viaggi da incubo che duravano giorni e giorni. Alcuni degli imprigionati tornano, altri non tornano. E questa fase dura un mese, da maggio a giugno, perché a giugno gli alleati riescono a prendere il controllo di tutta quella parte di Venezia Giulia che arriva fino a Trieste e Gorizia, che viene chiamata zona A, mentre la zona B, l'Istria, rimane sotto il controllo dei comunisti. Gli alleati della zona A richiedono quei prigionieri, cioè i prigionieri presi a Trieste e Gorizia, perché poi questa seconda fase si concentra proprio in quelle due città, o comunque le zone intorno a quelle due città, soprattutto però a Trieste, perché a Gorizia gli alleati riescono ad entrarci, diciamo, last minute, riescono a metterci un battaglione, e quindi lì, diciamo che per fare il cazzo che ci pare, dal punto di vista dei partigiani, c'è un occhio britannico di troppo, ecco. A Trieste invece non ci sono, quindi fanno il cazzo che gli pare. Quando però vengono richiesti i prigionieri della zona A, alcuni tornano, molti non tornano. Dobbiamo anche considerare che in una situazione del genere, con italiani che sparivano, altri che venivano giustiziati sul posto, altri che venivano derubati, altri ancora che venivano minacciati costantemente, e con il rischio e la paura di finire sotto un regime totalitario totalmente ostile alla propria nazionalità, ecco, possiamo facilmente intuire o comunque capire perché 250.000 italiani minimo, o comunque 250.000 persone minimo, la cui maggior parte era italiana, abbia deciso di migrare, di scappare. Dal 45 al 56 quelle regioni si svuotano di italiani. Però anche questo, diciamo, è materiale per un altro video. Alla fine si parla di 4-5-6.000 tra morti e dispersi, che arrivano praticamente a 10-12.000 se si considera anche i caduti, i dispersi in battaglia, cioè negli anni appunto della lotta partigiana. Le salme ritrovate non sono state ritrovate solo in fondo alle foibe, ma anche in delle cave oppure in fondo al mare. Tantissime salme non sono state trovate, ma
è difficile esplorare tutto il mare, esplorare anche tutte le foibe perché sono veramente centinaia. Tengo comunque a sottolineare, come ha fatto lo storico Raul Pupo, che non si può parlare di pulizia etnica, semmai di sostituzione nazionale. Cioè l'intento di Tito e compagni era quello di eliminare la componente italiana da tutta la Jugoslavia, perché poteva essere appunto un problema per il futuro regime. Cioè Tito e i comunisti volevano sostituire la componente italiana da quella società, ma non si parla di pulizia etnica, come ha fatto Mattarella erroneamente, ma ecco. Gli storici non sono d'accordo. Il 10 febbraio è il giorno della memoria e a prescindere del perché è stato scelto proprio il 10 febbraio, penso che sia importante per tutti sforzarci e commemorare di più l'evento senza paura o senza propaganda. È vicino al 27 gennaio, ma non è la nostra Shoah. È vicino al 27 gennaio, ma non è la nostra Shoah. È contrapposto al 25 aprile, ma non è la festa apposta. Tutto deve essere diviso o divisivo. Siamo stati tutti vittime, in fondo allo stesso modo, ma come anche gli sloveni e i croati nazionalisti che sono stati uccisi proprio come gli italiani, solo perché sognavano un futuro diverso da una Jugoslavia unita, ma semplicemente Slovenia, Croazia indipendenti. Il video è finito, grazie per averlo visto fino in fondo, cioè se l'hai visto, se no qua non ce l'hai. Ciao, vi voglio bene.